Sul futuro c'è ben poco da dire. So solo che un tempo, non so se vi ricordate, si cercava di creare come delle prefigurazioni di cose, di immagini a cui tendere. Sì, quasi dei punti d'arrivo, erano come delle fotografie di una bellissima società che noi avremmo dovuto... Sì, poi queste immagini invecchiavano... Si irrancidivano, ma noi continuavamo ad essere affezionati a queste meravigliose fotografie ingiallite, nella speranza che magari, che con una rispolveratina, no. Ora, finalmente, io non ho futuro. Io ora preferisco pensare che ciò che mi spinge fuori sia solo una conseguenza, o meglio, una forza che è alle mie spalle. Davanti c'è soltanto uno spazio vuoto. L'importante è guardarlo attentamente, questo spazio vuoto. Come se da un momento all'altro le cose potessero uscire dal silenzio e rivelarsi. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi parliamo di scuola. Vorrei prenderla molto distante. Sapete tutti del caso che ha fatto scalpore di questa ragazza che è stata bendata per non copiare durante l'interrogazione. Ebbene, la scuola avrà tanti problemi, ma non di sicuro quello del ritmo. Quindi prendiamola alla larga, molto alla larga. Non dicendo che la scuola forma operai ed è nata per formare operai, meno alla larga, un po' più tranquillo. Io sono un giovane negli anni 70, inizio la scuola alle elementari nel 72, finisco nell'85 più o meno, non sono bravo con i conti, ma 87, come boh. Iniziato la scuola nel 72, io mi aspettavo una cosa e le mie aspettative sono state sottese. Cioè, mi aspettavo di trovare un mercato florido, mi aspettavo di trovare lavoro con facilità, mi aspettavo che la mia professione da ragioniere fosse ben retribuita, che il posto fisso fosse qualcosa a cui tendere per migliorare la mia vita, e le mie aspettative venivano attese. Ora, sbalzo di 20 anni. Inizio la scuola negli anni 80, la finisco negli anni 2000. Siamo sempre lì, a parte quelli che finivano la scuola dopo il 2008, comunque il mercato c'era, quello che mi aspettavo di trovare lo trovavo, perché la società andava piano come progresso. Uno che inizia l'elementare nel 2010 le finisce più o meno a metà degli anni 20. In questi 15 anni la società è cambiata enormemente. Vuoi per la globalizzazione, vuoi per i social, vuoi che sono sempre la storia della globalizzazione, comunque vuoi per il progresso tecnologico, comunque tutto questo progresso ha portato un cambiamento radicale nella nostra società e nella nostra socialità. E noi adesso abbiamo una società che è completamente diversa da quella di 10 anni fa. E quindi chi esce adesso dalla maturità, chi uscirà adesso dalla maturità, ha fatto una scuola che è partita non sapendo dove sarebbe, come sarebbe stato il futuro. Perché quando iniziavi la scuola negli anni 80, alla fine ti aspettavi una roba che è stata attesa, perché questo discorso non è campato per aria. Praticamente tutti quelli che sento di quella generazione mi dicono che sì, finita la scuola si aspettavano una cosa, si aspettavano un certo mercato del lavoro che è stato trovato. Adesso non si parla più di questo, perché cosa ti aspetta? Cosa è il futuro? Cioè, immaginate uno che inizia la scuola nel 2015, quando Facebook non è sta grande potenza, quando Amazon non lo conosce quasi nessuno, e lo finisce nel 2030. Cosa c'è nel 2030? Non lo so, non lo sa nessuno. Ed è questo che è preoccupante, che non lo sa nessuno. È una scuola che non è pronta a buttarti nel mondo reale con delle informazioni, con delle nozioni per leggerlo al meglio, non è una scuola aggiornata. Non è una scuola, come direbbero gli amanti delle nuove terminologie, efficiente. È inefficiente. E lasciamo perdere la formazione dei docenti, che non so niente di quell'ambiente, non voglio pensare che uno che insegna adesso ha una formazione vecchia di 20 anni. Magari ci sono i corsi di aggiornamento, magari non ci sono, non sono esperti in materia. Quindi diamo per assunto che i professori facciano ciclicamente un corso d'aggiornamento. Comunque, chi ha fatto la scuola avrà avuto quel docente un po' pazzo, un po' fuori di testa, un po' folle, un po'
incredibilmente strano, tipo il tizio che guarda i porno nella sala di tecnologia e al tutto volume quando gli dici, prof, però, cioè, lui ti dice, ma sono fighe. Scusa, vabbè, ok, hai ragione tu. Errore mio, non volevo. Ora, se già esistono questo tipo di docenti stanchi, perché posso arrivare a capirlo, per 20 anni insegna le stesse cose, più o meno magari, però di base le stesse cose, a tanti studenti diversi che ti sembrano tutti uguali, che hanno tutti gli stessi, le stesse scuse, lo stesso voglia di far niente, la stessa voglia di far tutto. Dopo un po' capisco anche che uno si sfrantumi i coglioni e cominci a odiare gli studenti, perché che palle, tutti gli anni la stessa cosa, sono tutti uguali, è 40 anni che faccio questo lavoro, è 40 anni che mi sfrangiano i con il compito, me l'ha mangiato il cane, ok. E questo è già uno stress, quindi abbiamo tutti il docente pazzo che ce lo ricordiamo come il docente pazzo. Ora aggiungiamo a tutto questo il Covid. Il docente pazzo con il Covid. La DAD non funziona non tanto per la DAD in sé, ma perché le call sottendono un rapporto paritario tra i chiamanti. Certo, puoi fare la condivisione schermo, ma di base sono fatte per chiamarsi, per parlarsi, cioè per avere una discussione. Usarle come se userebbe una cattedra non è funzionale, perché poi perdi attenzione. E dal vivo io potevo fare al mio compagno di banco, ehi Luigi, ehi Gianluigi, tieni questo biglietto che mi ha dato Marica. Ma adesso che fai? Scrivi in privato su WhatsApp? Sì, ma non è la stessa cosa, non puoi alzare gli occhi al cielo, non puoi distrarti col compagno, perché appunto il compagno anche lui è distante. E non ne faccio una colpa ai docenti, ma allora l'approccio che si ha in DAD è sbagliato proprio in funzione del mezzo. Do un suggerimento, magari nessun docente mi guarda, ma io do un suggerimento. Ben entrati, no? Non partite subito con la lezione, chiedete ai ragazzi come stanno. Trattateli da pari, da esseri umani come voi. Magari tipo, ok, siete dei docenti severi e lo capisco che dovete mantenere la plomb. Tipo un, ragazzi come state? E poi vedere veramente come stanno. Magari solo una mezz'oretta alla settimana di parliamo di cazzate. Perché dai, nella scuola vecchio stampo succedeva questa cosa. Quel giorno che non avevi voglia di fare le cose, quel giorno che da professore proprio ti scocciava, quindi cominciavi a parlare di qualcosa che ti era successo ieri, della tizia che avevi incontrato. Avevo un docente che quando gli dicevi che non sapevi cos'era una vite, cominciava a parlarti della sua passione incredibile per i passo vite, che non capivi che era una cosa incredibile. Ci abbiamo perso delle ore così, senza insegnare. Replicarlo forzosamente può essere una soluzione. Però la DAD non funziona proprio per questo, perché estremizza i problemi che c'erano prima, perché tutti sono stressati da questa situazione e quindi ovviamente più sei stressato più diventi coercitivo. Se prima eri un professore che non voleva assolutamente copiare, facevi l'ispettore draconiano, adesso non puoi e quindi ti inventi delle robe incredibili, tipo software universitari che non devi muovere le pupille, tipo bendare gli studenti, che è di fatto un abuso. La scuola ha tanti problemi, ma non di sicuro quello del ritmo. E invece no, ha proprio un problema di ritmo. Non riesce a stare a tempo. Non nel senso dei BPM, nel senso di anacronistico. Forse, visto che il metodo è applicabile a un nuovo contesto con delle nuove strategie, si dovrebbe prendere in considerazione. Con magari tutte le teorie pedagogiche recenti che abbiamo sviluppato. Tipo che quando io andavo a scuola ti facevano ancora scrivere 700 volte «Non devo copiare». Adesso si sono accorti che questo demotiva i ragazzi e non li fa più aver voglia di andare a scuola. E allora forse, e dico forse, è arrivato il momento di chiedersi come possiamo migliorare la scuola. Una volta c'erano i corsi di formazione per i docenti, di aggiornamento. Adesso che c'è? Ci sono ancora, mi dite? Speriamo. Però pare che non funzionino se poi abbiamo persone come questa o persone che 10 anni fa tagliavano la lingua ai bambini perché era un gioco, ma non stava mai zitto. Gli ho detto che se parli ancora ti taglio la lingua. Tagliato la lingua. O il docente che ti urla in faccia, o il docente che mi fa sclerare pure a me. Mi vedete qui calmo, che ho cominciato a parlare a manetta velocemente come faccio io, che nessuno mi ha capito, meno male, perché sennò sarei andato in precedenza. Ma io ci stavo per andare perché sta tizia non voleva usare la lavagna multimediale che mi aspettava di diritto, perché tanto ci leggi, vieni in prima fila, che uso la lavagna normale, che quella elettronica non sono capace. Non è che la scuola, non sto dicendo che la DAD è la rovina della scuola, sto dicendo che la DAD ha estremizzato dei problemi che prima potevano essere sopportabili, che prima c'erano, ma vabbè, sono docenti pazzi,
Forse finalmente la DAD ha dato prova di quanto sia malassortito tutto il sistema. E io sono un ex studente, ormai ho finito la scuola 5 anni fa, non frequento più, ma dubito che queste dinamiche che ho citato siano finite. Mi aspetto che siano peggiorate nel tempo. Che perché adesso, quale professore, a parte quelli che stanno su internet a fare i contenuti per divulgazione, sanno come si trattano le nuove tecnologie, sanno come si trattano le nuove generazioni affiancate alle tecnologie. Ci sono ancora molti miei amici che ti dicono che i giovani stanno attaccati al telefono. E questo è male, infatti ora non siamo più amici, ma il punto è. Il problema, come vedete, è il futuro. È il concetto di futuro che abbiamo smesso di prendere in considerazione. Ora andiamo per inerzia. Ora proseguiamo perché si deve proseguire. Quindi davvero, cari docenti, cari insegnanti, cambiate l'approccio con gli studenti un po' più grandi, un po' più adulti. Rendetelo quasi paritario, trattateli come esseri umani. Aggiungete un po' di complicità. Cambiate approccio di studi. Adattatevi alle nuove tecnologie, se no gli studenti che usciranno da scuola tra 20 anni magari cascheranno in qualche stupenda, incredibile truffa dello zio nigeriano che ti dice: ho perso tanti soldi, se mi dai 2000 euro te ne accredito 2 milioni sul conto, che devo fare delle cose, bla 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 bla. Dai, poi magari nessuno docente mi guarda, ma era giusto per dire, fare l'appello da informatico e quindi è esperto di nuove tecnologie e ex studente, che non è che ce l'ho con la scuola perché forma operai, però anche su sto discorso poi ci sarebbero da aprire tantissime cose, perché il concetto di andare oltre, di pensare fuori degli schemi, dovrebbe inculcartelo la scuola, e trovo difficile che in un sistema a votazioni questa cosa possa succedere a scuola. Magari succede dopo, ma quello non lo so, non sono uno psicologo, non sono un pedagogo, non so niente. Quindi questa era la mia opinione da informatico, tizio che vive su internet e che parla con tantissimi studenti, giusto per avere un feedback su questa DAD, che non è un feedback positivo. E vi saluto, vi auguro una carina, bella giornata e ci vediamo, ci sentiamo. A una prossima puntata! Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.